Ho visto la squadra domenica scorsa, ha fatto una grande partita contro il Siena, quindi siamo una squadra che viene da un campionato vinto, quindi un gruppo che sa cosa vuol dire vincere. Parliamo per un attimo di te, sei un centrocampista particolarmente duttile, insomma puoi ricoprire quasi tutti i ruoli, diciamo, del reparto nevralgico. In passato sei stato anche impiegato, lo ricordo, nell'Atalanta come esterno basso. Insomma, tra le caratteristiche peculiari ci sono la corsa e l'inserimento senza palla o ci sbagliamo? Sì, hai detto bene. In questi anni ho giocato veramente in tantissime posizioni. Mi ha permesso questa caratteristica di essere utile durante il campionato, anche in situazioni di emergenza, quindi è una caratteristica che porto dietro con me anche a Pescara, che sappiamo insomma quanto è lunga la Serie B e quanto è importante sia avere giocatori disponibili anche a cambiare ruolo durante la partita stessa. Quindi sicuramente da questo punto di vista è, diciamo, una fortuna poter per me giocare in più ruoli. Attualmente sei bloccato da un lieve infortunio all'adduttore, ma sei sulla via del completo recupero. Insomma, sarei a disposizione di Di Francesco in occasione della partita interna con l'Atalanta dell'11 settembre, sabato 11. Sì, ho avuto questo problema che un po', diciamo, durante il ritiro abbiamo un po' sottovalutato. Adesso avevo deciso con i medici del Chievo di fermarmi, di curarmelo, perché volevo iniziare la stagione senza problemi, perché non voglio poi avere problemi durante l'anno. Ecco, quindi a volte è meglio fermarsi e saltare una partita in più e non avere poi più problemi, perché trascinarsi infortuni durante l'anno penso sia la cosa peggiore. Ecco. Grazie a Dio nella mia carriera ho sempre evitato infortuni, anche perché comunque ho sempre cercato di gestire nel modo migliore gli imprevisti, quindi grazie a Dio, insomma, la salute è sempre stata con me, ecco, quindi mi auguro di poter risolvere questo intoppo il prima possibile. L'ultimissima, che poi è un augurio a caccia della quarta promozione in Serie A, tanto per non perdere il vizio, dai. No, ma guarda, io di natura mi piacciono le sfide, mi piace l'ambizione, ecco. E tante volte ho lasciato la Serie A, squadre dove venivo trattato molto bene, considerato alla grande, mi sono rimesso in discussione in B anche quando sono andato a Lecce, insomma. Quindi per me a volte fare un passo indietro non è un declassamento, ma come dici tu, potrebbe essere un'ambizione in più, ecco. Benissimo Luca, noi ti ringraziamo e ti auguriamo sin da ora in bocca al lupo per questa nuova avventura. Crepi il lupo, un saluto a tutti.